per chi è in cerca di una moto di carattere molto efficace nella guida, ma anche estremamente conciliante, beh, allora si allacci il casco e rimanga sintonizzato sulle onde del canale YouTube Viva la Moto, perché oggi siamo in compagnia di lei, della nuovissima Aprilia Dorso Duro 900. Andiamola a scoprire insieme, sigla! Eccola qui alle mie spalle, la protagonista della prova di oggi, la Aprilia Dorso Duro 900. Iniziamola a scoprire dall'analisi statica, partendo proprio dal suo avantreno. Spicca ovviamente il doppio disco anteriore a 320 mm di diametro, pinza a 4 pistoncini ad attacco radiale, ovviamente abbiamo ABS a due canali anteriore e posteriore, cerchio ovviamente da 17 pollici davanti così come per la ruota posteriore, gomme installate di primo equipaggiamento, le ottime Dunlop Sportmax Qualifier, 120-70 per l'anteriore, 180-55 per il posteriore, forcella upside down con steli da 41 mm di diametro e poi corsa di 160 mm regolabile nel precarico molla e nell'idraulica in estensione. E poi passiamo alla fase mediana, dove non possiamo rimanere che affascinati da questo splendido telaio che utilizza due materiali, perché questa parte anteriore in traliccio di tubi d'acciaio viene poi ancorata, come vedete, alla parte inferiore del telaio che è in alluminio, sempre traliccio in tubi di acciaio, ma ovviamente per in diametro più ridotto per il telaietto reggisella. Guardate comunque il colpo d'occhio, credetemi, dal vivo è veramente entusiasmante. E poi abbiamo questo bellissimo monoammortizzatore Sax, regolabile come vedete nel precarico molla, e anche questo nell'idraulica in estensione, che permette alla ruota posteriore un'escursione di 160 mm. Forcellone bibraccio in alluminio, disco per il posteriore da 240 mm, disco fisso morso da pinza a un pistoncino. Vi parlo del motore, per farlo mi sposto sul lato sinistro della moto perché forse si vede meglio. Vediamo bellissime le teste in rosso, è un 896cc, 4 valvole per cilindro, iniezione elettronica, qui capace di 95 cavalli a 8750 giri minuto e una coppia massima di 90 Nm a 6500 giri. Eccoci in sella, iniziamo a raccontare la nostra Dorso Duro 900 partendo proprio dalla posizione di guida, dove troviamo sicuramente come fattore premiante la grande ergonomia. Positività che viene sviluppata da diversi fattori. Numero uno, metterei le svasature di questo serbatoio che permettono alle nostre ginocchia di stringere molto bene i fianchi di questa moto, innalzando non poco il feeling di guida. E poi questo manubrio che è largo, non larghissimo, davvero lì dove lo vorremmo avere, in posizione leggermente avanzata. Questo cosa significa? Che noi guideremo sì tendenzialmente col busto eretto, avremo sempre una piega delle nostre braccia piuttosto morbida, e contribuirà questa posizione ad avere un feeling sempre piuttosto marcato su ciò che avviene sotto la ruota anteriore in qualsiasi situazione. La sella è molto intelligente perché ha una parte anteriore piuttosto stretta, ve la provo a far vedere in questo momento, guardate, e poi posteriormente si allarga in modo da sostenere giustamente le nostre terga. Il grip superficiale è piuttosto buono. La distanza sella pedane è una giusta combine tra comfort e sportività, le pedane sono appena arretrate. Guidare tra le curve la nostra Dorso Duro richiede un impegno fisico e mentale davvero ridotto al minimo. L'efficacia di guida è massima, complice una ciclistica davvero, mi sembra, a posto per un utilizzo sportivo stradale. Questo è dovuto sicuramente a una taratura di base delle sospensioni votata alla sportività. Diciamo che leggendo la scheda tecnica ovviamente si rimane impressionati dalla escursione di 160 mm sia per quanto riguarda la forcella sia per quanto riguarda il mono, ma questo non deve trarre in inganno, perché alla resa dei conti il comportamento su strada
in termini di affondamento, di beccheggio e di schiacciamento del posteriore invece al momento della ripartenza è assolutamente assimilabile a quello di una naked di impostazione moderna. L'avantreno restituisce un feeling molto elevato, complice anche la intelligente posizione di questo manubrio, come dicevamo, appena avanzato, quindi vuol dire che quando inizieremo un pochino a alzare il ritmo tra le curve ci verrà assolutamente naturale avvicinare il busto al manubrio e facendo questo avremo ancora più presente quello che sta succedendo sotto la ruota anteriore. Ma non finisce qui, perché ha sicuramente una caratteristica di essere piuttosto rigoroso. Quindi una volta che noi inseriamo la moto in curva e stabilizziamo l'angolo di piega, potremo contrare su una stabilità data dall'anteriore della moto realmente molto elevata. La sorpresa è che poi la moto rimane comunque estremamente agile. Quindi, fatta la tara dopo poche curve all'altezza da sella ragguardevole di 870 mm, si entra subito in piena sintonia con questa moto e anche i cambi di direzione diventano davvero istantanei fulmini. Un accenno doveroso alla efficacia dei freni, che risultano estremamente modulabili, ma la potenza certo non manca, perché come sapete utilizzo solitamente solo un dito per richiamare la leva del freno anteriore e basta davvero per prodursi in decelerazioni molto importanti. A proposito della modulabilità, come in questo caso, vedete che riesco ad inserirmi in curva ancora col freno anteriore tirato, quindi quando questo dovesse rendersi necessario è possibile farlo, perché la complicità della ciclistica e di questo impianto frenante e la loro sintonia è davvero elevata. Da questo punto di vista mi stanno aiutando anche le Dunlop di primo equipaggiamento, ormai ho tolto la cera e il grip è comunque elevato. Vorrei soffermarmi sul comportamento del mono posteriore, che non agisce attraverso leveraggi ma che in realtà restituisce un comportamento estremamente progressivo, direi giustamente sostenuto, perché come dicevamo non si abbassa mai in fase di accelerazione, aiuta a mantenere il bilanciamento della moto sempre molto elevato, ma al tempo stesso digerisce qualsiasi piccola sconnessione dell'asfalto e aiuta non poco a dimenticarsi del retrotreno della moto. Cosa voglio dire? Che come nei casi delle ciclistiche più fortunate ci possiamo davvero concentrare unicamente su quello che avviene sotto la ruota anteriore, confidando nel fatto che il posteriore eseguirà fedelmente quello che viene impartito dal manubrio. Quindi questo significa grande stabilità, massimo controllo della moto, perdite di aderenza scongiurate. Fra l'altro, guardate, sto viaggiando con il traction control meno invasivo, quindi a livello 1, devo dire che fino adesso non l'ho neanche sentito entrare in funzione. Se mi avete sentito entusiasta nella descrizione della ciclistica di questa moto, beh, passando al motore, devo subito dirvi che è eccezionale. Probabilmente non è un mostro di potenza, anche se ce l'ha, perché 95 cavalli nella guida sportiva stradale sono assolutamente una potenza ragguardevole, abbinati soprattutto a un peso a secco di questa moto di 186 kg. Ma devo dire che è il suo carattere a farmelo davvero piacere tanto, perché in basso, ma direi in bassissimo, fino ai 2500 giri sono percepibili quei battiti, quelle vibrazioni di bassissima frequenza che non fanno altro che aumentare l'empatia con questo propulsore. Ma aspetto a mio parere premiante è la grandissima trattabilità, perché davvero sin dai regimi più bassi, 2000 giri anche in quinta o sesta marcia, è capace di riprendere senza incertezze e poi cresce in modo costante senza farci percepire veri e propri picchi della curva di coppia. Questo significa che abbiamo disponibile già dai medi bassi regimi tantissima schiena, e questo lo sapete meglio di me, significa poter guidare con grande soddisfazione tra le curve anche col classico rapporto in più questa moto, ricevendo ad ogni apertura dell'acceleratore
una spinta davvero convincente. Non mi sembra un motore omologato Euro 4 per due fattori, appunto per la pienezza ai medio-bassi regimi e direi anche per la voce allo scarico, che è davvero intrigante. Il cambio rivela una impostazione decisamente sportiva, caratterizzata da una corsa alla leva sinistra ridotta, uno sforzo richiesto per azionarlo sia in salita che in scalata decisamente nella media. Un ottimo risultato tenuto conto che siamo in piena fase di rodaggio, perché la moto ha poco più di un centinaio di chilometri in questo momento. La frizione a comando idraulico richiede uno sforzo alla leva davvero esiguo. In autostrada a 130 all'ora il motore frulla a poco meno di 6.000 giri minuto, ovviamente testimonia una rapportatura premiante per il misto, un pochino corta per le velocità più sostenute. La stabilità rimane piuttosto elevata, ovviamente il piccolo portanumero anteriore non riesce a fungere da riparo aerodinamico, per cui veniamo completamente investiti da un massiccio flusso d'aria, soprattutto su spalle, braccia e casco. Se non altro, non ci sono vortici e, come accade in questi casi, il mio consiglio è quello di scivolare col sedere indietro, accucciarsi un pochino col busto, trovare un equilibrio in modo tale, guardate, che non sarà necessario aggrapparsi al manubrio a tutto vantaggio della dinamica della moto. Vibrazioni a questa velocità avvertibili soprattutto sulla sella sono di alta frequenza ma di bassa intensità, quindi non sono minimamente fastidiose. Simuliamo una prova ripresa dei 90 all'ora in sesta, apro tutto, risposta decisa del propulsore, in un attimo sono a velocità codice di 130, un risultato davvero molto buono. Ragazzi, neanche a farla apposta, eccoci qui al semaforo di Ponte Milvio, guardate, sella alta da terra ma con una gamba riesco a poggiare molto bene saldamente, ovviamente con due gambe il mio 1,81 m non mi permette di poggiare con entrambi i piedi. Ripartiamo, frizione dolcissima, sforzo alla leva contenuto e modulabilità davvero molto buona. Cambio molto veloce, guardate, sono a 50 all'ora in quinta, praticamente poco più di 2000 giri. Se apro il motore non rifiuta, tutt'altro, mi spinge con una certa verve in avanti, dimostrando di essere trattabilissimo in basso. Da questo punto di vista non sembrerebbe assolutamente un bicilindrico a L, e vantando una schiena già dai regimi appena superiori al minimo, veramente importante. Fra l'altro, mappatura sport anche per la città, perché la trovo davvero una mappatura perfetta per tanti tipi di utilizzo, da quello sportivo appunto a quello urbano. Nella primissima fase di apertura la risposta è morbidissima e subito dopo, se si interviene con una rotazione un pochino più decisa, ti fa capire il motore di quanta birra è dotato. Possiamo anche contare su un buon freno motore che non è troppo invasivo, anzi, ma riduce comunque la velocità in maniera apprezzabile. Le sospensioni riescono a filtrare davvero in maniera soddisfacente le asperità dell'asfalto, rimanendo comunque molto coerenti nel loro funzionamento. Pensiamo anche con più decisione sul freno anteriore, il beccheggio rimane sempre moderato, il controllo della moto altissimo e il comportamento dell'affondamento della forcella costante in tutta la sua escursione. Il calore del motore è sopportabilissimo, ovviamente io sto guidando la moto con dei pantaloni tecnici, stivali, quindi anche se dovesse scaldare me ne accorgerei in maniera marginale. Gli specchietti vantano un'ottima visibilità e, a proposito di visibilità, l'altezza da terra consistente ci permette comunque di avere un dominio, un campo visivo davvero molto prospettato in avanti, a tutto vantaggio della sicurezza attiva. La frenata risulta davvero estremamente modulabile, quindi è un piacere usare il doppio disco anteriore con disinvoltura anche alle basse andature. E la confidenza che dà questa ciclistica è enorme. Guardate, adesso riaccelerando ho perso per un attimo il posteriore, anche perché questo asfalto è uno specchio, eppure in un attimo la moto si è rimessa in automatico in equilibrio.
Cruscotto TFT risulta molto chiaro, guardate l'intensità della luce solare è altissima, eppure sono ben visibili tutti i dati. Dunque passiamo al capitolo dei difetti che voi sempre mi chiedete. Ragazzi, perdonatemi, non ho trovato dei difetti congeniti evidenti su questa Dorso Duro 900. Piuttosto posso parlare della sella, che evidentemente sappiamo ha un'imbottitura che privilegia un'impostazione sportiva, e quindi a lungo andare, dopo diverse ore, qualche indolenzimento ai glutei me lo ha trasmesso. Però voglio dire, le mie braccia, le mie spalle, il mio collo sono completamente rilassati, anche le mie gambe, che mantengono una piega sempre molto naturale. Rapporto qualità-prezzo: consideriamo che la nostra Dorso Duro 900 costa circa 9.600 euro, diciamo assolutamente un best buy, perché ha caratteristiche ciclistiche di motore e comunque una capacità di essere pilotata senza troppo impegno e con grande efficacia, che la rendono davvero una moto molto ben riuscita. Quindi assolutamente per giudizio il massimo, 5 stelle su 5. Come si trova il passeggero? Direi non male, più che sufficiente, ha uno spazio longitudinale discreto. L'imbottitura della sella, lo sappiamo, è tendenzialmente sostenuta, quindi magari sulle lunghe percorrenze un pochino potrebbe soffrire qualche indolenzimento ai glutei. Non ha maniglie a cui aggrapparsi e le pedane però fortunatamente sono sufficientemente distanziate dal piano di seduta. Cari amici, io vi ringrazio di avermi fatto compagnia durante questa prova, nella prova della nostra splendida Aprilia Dorso Duro 900. Il suggerimento è quello che, se vi è piaciuta, fate come me, venite qui da Checkmoto Roma in circonvallazione Clodia 78 ed organizzate il vostro esclusivo test ride per capire tutte le emozioni di cui questa nuovissima Dorso Duro 900 è capace. Io vi saluto, ringrazio Checkmoto Roma che stamattina aveva appena finito di targarle e mi ha consegnato le chiavi in mano. Pensate che emozione ulteriore guidare una moto che non aveva chilometri all'attivo. Vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Davvero, per oggi è tutto, un abbraccio, grazie, ciao, alla prossima da Duccio, ciao!